è con noi, ancora una volta, la signorina Vaccaroni! Signorina Vaccaroni, direttamente in collegamento da... dal baratro! Esatto. Oddio, signorina, sia ferma un attimo, scusi, non si spaventi. Sia ferma, le voglio dire una cosa, c'è un enorme ragno nero sopra la sua testa. Non ma questo è il mio collaboratore, ah. È un hacker, si insinua nella rete. No, scusi, come nella rete? C'è un altro tipo di rete, credo. No, 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 io sto parlando proprio di internet, non so, con quelle 8 zampette come me vola sulla tastiera e una scheggia, ma voleva fregare Salvini, ma io gli ho detto, ognuno se guardi le bestie sue. Sì, ognuno le bestie sue, vabbè, in ogni caso, questo baratro lo sta diventando accogliente, mi sembra, piena di amici. Beh, una bomboniera. Che succede? No. Che c'è un incendio? Sta andando... No. A fuoco qualcosa? No. Le fiamme degli inferi? No, peggio! Ma cos'è? No. Fiumi tossici dell'Ilva? Che c'è? No, peggio! Che è? E sigarette elettroniche! No. Tutti i negozietti che sono falliti lì da voi stanno riaprendo tutti quando il baratro, cioè stanno alle sa praticamente! Ma che succede là? Scusi! Che su- oddio, si è cascata... Ma continua a cascare gente, ma quanti erano, scusi? I CDA della Fondazione Open sono inciappati nella casa di uno dei Firenze, non ho capito bene. Che dire, stasera è la puntata sua. A proposito, può chiedere a qualcuno di loro, visto che stanno lì, perché Italia Viva non ha partecipato al vertice di maggioranza sul MES? Dopotutto fanno parte del governo, forse loro lo sanno. Le rispondo senza chiedere, signorina Serena, è una questione di orari. Ah. Questi del governo se vedono la notte come i sorci, no? Mi chiede invece, mi faccia una domanda, mi chieda, signorina Vaccaroni, ma Renzi invece a che ora riceve? Ho come un sospetto. Mi chieda a che ora riceve? A che ora riceve? Dalle 8 alle 8, se non te vuoi con l'armessa, cogli l'attimo! Dai, cerchiamo di tirarci su. Guardi, comunque lo Stato sta facendo cose, delle cosa? Cose. Delle che cose, cosa? Sta facendo. Che cosa sta facendo? Sta cosa? Facendo, ma ero scritta una cosa proprio. Che cosa? Per esempio, per esempio, guardi, per i lavori fatti negli edifici c'è il bonus zanzariere, forse ci sarà. Sì, non ride, è vero. Si può avere una detrazione fino al 50%. E le dico di più, signorina Serena, se per caso la zanzara, nonostante la zanzariera, riesce a penetrare in casa sua, gli posso sparare col fucile a pompa! Ma che sta dicendo? Sarà sì. Contro gli insetti, dai! È tutto legale, è tutto legale, è legittima difesa. Se poi la zanzara riesce a pungervi, state tranquilli, perché il sangue che vi si beve sarà comunque meno di un prelievo forzoso da parte dello Stato. Signorina, non dica così, la prego. Sì, la festa è finita. La festa è finita, baratevi in casa, chiudetevi dentro e non fate entrare più nessuno, specie questi da Folletto che vi vogliono fare dimostrazione. Ma te che? Ma che me devi dimostrare? Come vi girate un attimo, non vi fidate? Come vi girate un attimo, quelli vi succhiano tutta la polvere, sì, ma con tutta la casa intorno. Ma la prego, quelli della Folletto. Sì. Scusi, però, che è un po' un'esagerazione. Lei mette sempre stanze addosso, non c'è qualcosa, una parola di speranza, qualcosa che ci salverebbe dal precipitare tutti? Purtroppo, signorina Serena, non mi viene in mente più niente. Ma proprio niente, niente, niente. Proprio insisto. La pizza de Franco del Cameron, il nostro sol dell'avvenire. Signorina Serena, talmente moneta che in tasca non è che fa ti 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 canta il amore quando è bello fino ad andare in divento, lo sa quanto è? Me l'hanno sempre detto che ho una bella voce. Scusi, ma quanto lo vale? Lo sa quanto vale una pizza di fango del Camerun oggi? A quanto sa? No. Gli dico solo, lo sa che Ibrahimovic si è comprato un'isola, no? Gli ha dato la pizza di fango. Gli hanno dato il resto! Non ci posso, devo crederci di più della pizza di fango del Camerun! Miscredenti! Sì, siamo dei miscredenti! Uomini di poca fede, sì. Accecati dalla cupidigia, pentitevi e chiedete condono!
Sì. Stappe arriva a Cerbero, il cane con tre teste, una testa di deficit, una testa di Nasdaq, una testa di spread. E tutte e tre le teste vi mozzicheranno il paniere Istat. Cerbero, il cane con tre bocche, immaginatevi quello che me se magna. Immaginatelo, la festa è finita e non ci sarà più pace fiscale per nessuno. Grazie, mai una gioia. Vai, vai, l'ha detto lui.